È una manifestazione che abbiamo voluto fortemente come Camera di Commercio, insomma come azienda speciale della SIPS, perché in un momento così difficile abbiamo pensato di trovare un percorso itinerante dove mette in campo tre città eccezionali, per cui Santa Maria, Caiazzo e Aversa. Tre città che rappresentano all'incirca 10.000 imprese. È un percorso in fase sperimentale, noi pensiamo di poterlo attivare anche l'anno prossimo con più città, perché in un momento così difficile le imprese hanno bisogno della Camera di Commercio e noi che rappresentiamo 100.000 imprese dobbiamo affiancarle con idee nuove, per cui questa idea di innovazione, sviluppo del territorio, abbiamo messo in campo tre progetti e con tre città diverse, per cui abbiamo messo su Santa Maria Margherita H, non c'è bisogno di presentazione, Caiazzo anche un matematico illustrissimo e quant'altro. Ad Aversa abbiamo inventato questo percorso delle lanterne dei pensieri. Chiaramente i pensieri sono rivolti alle imprese in primo momento, perché anche quest'altra manovra non è che risparmia l'economia delle nostre piccole e medie imprese e del mondo del commercio, mentre poi in più chiaramente c'è un lancio dei pensieri rivolto alle famiglie. Anche in questo caso vogliamo che affianchiamo l'impresa, è un'economia diversa, l'economia che il nostro attualmente oggi dobbiamo dare uno slancio forte alla ricchezza del nostro patrimonio. E beh, sono tre città che hanno insieme patrimoni culturali, storici, eccellenti, che vanno non solo ma vanno presentate, perché rivalutarle sarebbe ben poco, se non si è preso, ma vanno presentate, ripresentate al territorio, perché da lì bisogna partire, dal conoscere la nostra terra. Terra di lavoro che è una terra eccezionale, insomma, per cui, e poi lasciatemi anche consentirmi di fare un passaggio che non è solo quello che si può apparire Gomorra, ma è una provincia eccellente dove ci sono non solo i siti bellissimi, dove noi ci candidiamo anche a essere una provincia del mezzogiorno del turismo, perché come dicevo prima ha questa capacità professionale di impegnare le imprese e dove c'è ricchezza c'è anche economia, ma c'è sviluppo. Sviluppo che significa uguale occupazione, un momento difficile, noi pensiamo anche a fare in modo che i giovani si affianchino a noi e non si allontanino dal nostro paese e che rimangano nella nostra provincia. Ma nel commercio attualmente oggi sta vivendo un momento di grande difficoltà, il commercio, il turismo, i servizi, come dicevo prima, in quel passaggio dicevo prima, proprio in virtù di una crisi che parte a carattere nazionale e si ripercuote anche a carattere locale, provinciale, ma anche nelle stesse città dove viviamo. E beh, io dico che bisogna davvero, insomma, questa forma di innovarsi, fare formazione, conoscere le imprese, e noi siamo Camera di Commercio, per quell'azienda speciale che li deve accompagnare a un territorio, deve accompagnare a fare in modo di fare sistema, fare sinergia, fare conoscenza e innovarsi quotidianamente. Per cui la ricetta, secondo noi che pensiamo, anche in un momento così difficile, è fare formazione e innovarsi. E questo potrebbe essere lo spunto che noi l'affianchiamo come Camera di Commercio a innovarsi, a innovarsi proprio facendo formazione, a fare conoscenza delle nostre imprese, a risolvere i problemi delle loro imprese e fare in modo che poi mantengano il mercato e mantengano l'occupazione e mantengano i loro bilanci.